Ciao ragazzi, sono tornato dopo circa un mesetto per vari problemi salute, maltempo e via discorrendo. Oggi vi mostro due cose per le nostre uscite, ma rimanete qui. Come molti di voi hanno visto nel video risotto e salsiccia, hanno visto questa qua. È una griglia portatile, da me costruita, ma l'idea non è mia, l'idea di Davide Explorer Wolf, che saluto tantissimo. Vi faccio vedere come si monta e come si usa. Allora, la griglia in questione io l'ho inserita in questa vecchia sacchetta, che in origine qui c'era un vecchio cavalletto per la macchina fotografica e poi ha fatto una brutta fine sto cavalletto, e vabbè. Eccola qua come è composta. I due principali elementi di sostegno, i quattro bulloni che fungono da piedini, come potete vedere qui. Sono dadi da 12, se non vado errato, 12 o 13. Ecco come si monta. Montiamo velocemente, in meno di 5 minuti. Primo elemento, ci sono tutti i ferri. Secondo elemento, togliamo queste due palline, due mezze palline, che uso come copertura. Secondo elemento, smontiamo tutto, apriamo, togliamo le barre filettate che servono per reggere, ops, volato, per reggere il tutto. Allora, come si monta? Per prima cosa bisogna localizzare i punti, i fori, questi fori qua. Andiamo a montarla velocemente, ripeto, in meno di 5 minuti. Anzi, io consiglio sempre di mettere primo il dado passante, così non ci sbagliamo. Perfetto, no, sto controllando. Perfetto. Primo ferro. Secondo ferro e così via. Quando ho un tavolo qua che appoggio è facile montarla, quando la devo montare dove non appoggio, là l'impresa diventa abbastanza ardua. Voilà, ultimo ferro. Che facciamo? Mettiamo l'ultimo ferro, o meglio la barra filettata che regge tutto. Ho perso un po' la pratica, però una volta che si rimonta è facile ricordarsi la praticità di questa comoda griglia. Va bene per due persone, volendo, dado a farfalla o a galletta, chiamatela come volete voi. Altro dado a farfalla. Allora, notiamo che è uscito un ferro, ma quello non succede niente. Lo rimettiamo. Può succedere, può succedere tranquillamente. Ok.
Comunque penso che in futuro questa la modifico, la faccio diversa, un po' più semplice di montare. Cosa che da 5 diventano 20 minuti a montarla. Ok, stringiamo la prima. Stringiamo la seconda. Man mano che si stringe, le stecche, queste qua, vanno in tensione, non devono essere per forza strette, strette, se no si alzano. La costruzione è un po' spartana, però va bene, perché ci devo fare io. Adesso ci mettiamo i pitini. Sto usando un'angolazione un po' strana per farvi vedere come si monta, però capirete al volo. Poi se avete qualche problema me lo dite, mi scrivete. Vi mando le foto in privato. Ultimo. Da bullone, ultimo bullone, non ho fatto una filettatura, ho fatto così, ho bucato e via. Ecco pronta la nostra griglia portatile, molto leggera, come ripeto, da portare, non occupa tanto spazio. Io l'ho messa in quella sacchetta, si regge bene. Possiamo anche appoggiarci, volendo, una macchina da caffè, un pentolino, quello che volete voi. L'importante è che mettete questi quattro piedini. In alternativa, se volete usare dei sassi, va bene, magari per abbassare la fiamma, per abbassare la griglia, nel caso avete la fiamma un po' bassina. Eccola qua, facile, veloce da montare. Poi una volta che l'avete finito di cuocere, aspettate che si raffredda ovviamente, e poi la pulite a casa, non è che dovete pulirla per forza sul posto. Comunque, bella, bella invenzione, grande Davide. Che poi esiste un prodotto analogo in commercio che io sinceramente non mi piace, perché lo vedo un po' troppo leggerino. Questa va bene, io sto facendo pressione, non si muove. Perfetto, si smonta facilmente come stava montata. In 2 minuti e mezzo, 2 minuti, menac. Piedini. Dado a farfalla e uno e due, e voilà, ecco qua, neanche 1 minuto, signori, meravigliosa. Poi richiudiamola come l'abbiamo riaperta, la richiudo, tappo, tappetto. Attenzione a non farci male, che se no ci buchiamo una mano, non è il caso. Ok, questo a posto, qui non serve nient'altro metterci, solo una bara filettata. Ok, dado a farfalla, primo elemento chiuso, secondo elemento. Secondo ferro, terzo ferro, quarto ferro, quinto, sesto, settimo, ottavo, 10, in tutto sono 10 ferri. Si può anche fare più lunga, però io ho disponibile una griglia vecchia da forno, che l'ho tagliata proprio con 10 di questi qua. Se ne avevano di più, la mettevo di più, logicamente. Copertura, almeno non ci perdiamo niente, sa mai, comincia, sta cosa incomincia a sballonzolare dentro la sua custodia. Ecco qua.
voilà, chiusa, è pronta da brottare. Con queste cinte si possono pure regolare queste fibbie qui. Avete visto che bella? Facilissima da montare, smontare e portare con sé. Se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto mettete ugualmente un like e rimanete qui perché adesso va la seconda parte del video. Bene, abbiamo visto la griglia, adesso andiamo a vedere il mio zaino da 25 litri, zaino militare tedesco della NATO, molto robusto, acquistato qualche anno fa per usi diversi del bushcraft. Tra parentesi, non sapevo neanche che cos'era il bushcraft. Andiamo un po' a vedere nel dettaglio questo zaino. Questo zaino, tal come sembra dalle descrizioni che ho trovato in rete, è da 25 litri. Molto capiente. Guardate l'interno. Anche se a me sinceramente il fondo non piace tanto. Ha una tasca, una seconda tasca per inserire qualche cos'altro con i lacci col velcro per bloccarla, l'apertura e la chiusura. Poi ha due tasche laterali. Io ci inserisco generalmente il seghetto, la bottiglia, qualcosa utile che serve subito. Ecco la seconda tasca laterale. Poi abbiamo nella parte superiore i quattro anelli AD che io li uso per agganciare tramite moschettoni o tramite lacci elastici la griglia oppure qualcos'altro che mi può servire subito. Gli attacco anche volendo il kit pronto soccorso che serve subito. Gli spallacci sono abbastanza robusti. Sì, sono robusti. Dai, non male, è comodo. Qualcuno ha detto, ma è piccolo per un'uscita. Ma voi siete comodi con i zaini da 50, 60, 70, 80, 90, 50.000 litri? Io mi trovo bene con questo, scusatemi. Non è per qualche cosa, però questo zaino per me è comodo. L'unica scomodità, tra virgolette, purtroppo se si bagna, se piove, logicamente non è impermeabilizzato. Allora io adesso mi devo inventare qualche altro sistema per non farlo bagnare, magari mettendoci su una busta da spazzatura. Volendo si può trovare da qualche parte tipo le cuffiette da doccia con elastici un po' più grandi. Vediamo un po' che cosa mi inventerò più avanti. Se vi è piaciuto, ok, se non vi è piaciuto a me non mi interessa, questo è mio e me lo tengo io. Pensate, dovevo regalarlo a mio nipote, che anche lui, grazie a lui ho scoperto il bushcraft, ma non grazie a lui, l'ho scoperto anche grazie a lui, andando una volta facendo bushcraft nelle nostre zone. E non mi ero portato questo, mi ero portato lo zaino famoso di Lidl, perché me ne ero proprio dimenticato di questo zaino, l'avevo messo nel ripostiglio e là è rimasto. Bene, con questo video è tutto, io vi saluto, vi rimando al prossimo video. Non vi dico dove andrò, non vi svelo nulla. Vedrete il trailer nel canale e poi il video. Ciao!